Allora, provo a corrispondere un po' agli spunti che sono venuti, che sono tanti, anche perché vedo che qualcuno si sta congelando. Allora, intanto mi unisco ai ringraziamenti ad Antonietta perché veramente ci ha creato lei questa occasione ed è importante, però voglio ringraziare anche voi. Perché si è costruito un modo di parlare molto libero e franco, e questa è una cosa che ultimamente non è avvenuta proprio tra i dirigenti radicali. E quindi ci dovrebbe essere una maggiore, credo, nel gruppo dirigente, inteso in senso largo, in senso ampio, una maggiore umiltà da questo punto di vista, anche nel fare questo sforzo. Parto dal punto più problematico, cioè quello della frattura e della esigenza di unità, di unitarietà. Il problema è proprio quello che diceva Russo, cioè il problema nella ricerca di questa unità è proprio nel fatto che i motivi di divisione, e io ci ho messo un po' a capire, devo dire, forse ci ho messo troppo, non sono di tipo politico, non sono motivi politici, non sono dissensi di obiettivi. I dissensi di obiettivi, mi dispiace dirlo, però devo essere franco proprio per parlare, i dissensi di obiettivi sono stati un po' costruiti, un po' rappresentati. Ma insomma, mi sembra possibile che in un mondo, in un modo di concepire la politica come quello radicale, un metodo radicale, non siano conciliabili battaglie come quelle sul fine vita, sull'immigrazione, sul diritto alla conoscenza, sulle carceri, sulla giustizia, sui CIE, sull'antiproibizionismo. Non è sostenibile questa cosa, non è credibile. Almeno per noi, poi qualcuno all'esterno lo può pure raccontare, no? Questa cosa è arrivata sui giornali e anche per il modo con cui è arrivata sui giornali. Beh, ci è arrivata perché qualcuno non ha avuto un minimo di cura e di amore, che pure bisognava avere per una storia che ci accomunava, e di farcela arrivare in quel modo, facendo passare questa vicenda come la vicenda, non so, degli ultimi democristiani che si dedicano allo scudo crociato o del, non so, insomma, no? E però come si supera? Beh, si supera dicendosi le cose in maniera franca, in maniera diretta, come magari non si è fatto prima. E non si è fatto prima perché io, che sono anche uno degli ultimi arrivati a livello anche cronologico, diciamo, perché per motivi anagrafici non ho decenni di storia radicale di pratica, però ho conosciuto il gruppo dirigente, ho conosciuto bene Marco Pannella, molte delle persone con le quali mi sono ritrovato ad essere in contrasto nell'ultimo periodo, sono figure che per me ho considerato dei leader, quindi anche per questo magari ci ho messo di più a focalizzare alcuni aspetti. E lì purtroppo il rapporto è stato troppo a lungo un rapporto univoco o biunivoco di ognuno dei membri di questa classe dirigente con il leader, con la figura del leader. Troppo a lungo ognuno aveva il rapporto personale, che era la cosa che contava più di tutto, e però magari non si curava minimamente del rapporto con la persona che gli stava seduta al fianco. Questo è un problema, no? È un problema per un gruppo di, al di là del fatto che può essere anche un problema umano, diventa un problema politico. Perché se tu pensi e dici agli altri che il dialogo è il tuo metodo principale con l'interlocutore politico, come può essere che tralasci così il dialogo con il compagno che è un compagno dirigente come te, che magari in quel momento è
concentrato di più su un altro fronte di battaglia, ma sono fronti convergenti. E non si può dire che non sono convergenti. Andava enfatizzato il fatto che c'erano più fronti di lotta radicale. In un momento poi può venire fuori anche mediaticamente uno, in un momento l'altro, ma è proprio questa pluralità di fronti che è la ricchezza. Il fatto che magari così poche persone riescono ad alimentare fronti di lotta così diversificati, eppure sono tutti fronti sullo Stato di diritto, sui diritti umani e i diritti civili, sulla libertà. C'è un aspetto che riguarda il patrimonio, la roba, come ce lo vogliamo dire? C'è questa cosa, c'è e discende da come negli anni è stata costruita ed è stata organizzata quella parte lì. Come, insomma, noi siamo dei liberali, non è che dobbiamo avere dei tabù o delle, no, essere schizzinosi. Quella parte lì fa parte del fare politica, però negli anni si è scelto un modo di amministrare, di gestire, di governare quell'aspetto lì del fare politica, che con la figura di Marco è stato utilizzato quel modo, quell'assetto societario, perché quei beni fossero al servizio di tutti i soggetti radicali, fossero uno strumento di iniziativa politica per tutti i soggetti radicali. Ovviamente non è che non c'erano dissensi e non è che non c'erano scazzi, perché, come sapete tutti, Marco Pannella era una figura che assumeva delle decisioni e le assumeva anche nel modo, non c'è bisogno che lo ridico, con cui il primo intervento di Perfetti l'ha rappresentato. Il problema è che chi si è trovato a un certo punto anche nella posizione formale di controllare quel tipo di organizzazione lì, si è assunto la responsabilità, si sta assumendo la responsabilità di prendere delle scelte che sono diverse da quell'uso storico di garanzia per tutti i soggetti. E questa è una questione. Quando noi anni fa segnalavamo nelle sedi proprie di dibattito del movimento, del partito, di Radicali Italiani, degli altri soggetti, guardate che questo aspetto qui è un aspetto problematico. Ci siamo sentiti dire da parte di molti dirigenti con una anzianità radicale maggiore della nostra: voi volete parlare di questa cosa perché non vi occupate di politica, vi volete occupare di questi aspetti che sono aspetti materiali. No, perché questi aspetti riguardano un dibattito sulla forma partito che si deve fare e che è stato rinviato e che non lo puoi eludere, lo devi affrontare. Insomma, io non chiuderò mai la porta, proprio perché mi sono formato politicamente nel mondo radicale. Io penso che non avrei mai potuto nemmeno pensare di fare attività politica, iniziativa politica, se non lì, se non avessi avuto quegli incontri prima di studio, di libri, di letture e poi di persone. Non avrei mai pensato, però insomma adesso succedono cose strane. Succede che, insomma, io da dopo l'ultimo congresso di Radicali Italiani non sono mai stato intervistato da Radio Radicale per una cosa che va nel notiziario. L'unica cosa che c'è è la... ma non mi sto lamentando di questo, dico che io non chiuderò mai la porta ad un dialogo con altri dirigenti radicali, però questo dialogo deve avvenire su degli obiettivi, non può essere un dialogo che parte con la scomunica. Voi non siete radicali, c'è qualcuno che detiene tutti quanti, come dire, i dogmi sono diventati della cosa radicale, e che dice agli altri: tu sei più radicale, tu sei meno radicale. Io, per come l'ho conosciuto io, Marco Pannella avrebbe fatto una risata di fronte a uno che diceva una cosa del genere. E non è che sto dicendo quello che avrebbe detto Marco Pannella, io dico per come l'ho conosciuto io, si sarebbe messo a ridere di fronte a qualcuno che pensa di dire: tu sei radicale, tu non sei radicale. Che vuol dire? Si fanno i congressi, si fa la mozione, si decidono gli obiettivi e si prova insieme a spingere col massimo della forza per quell'anno lì che viene. Il congresso di Rebibbia
Il congresso di Rebibbia io l'ho vissuto male perché già avevo vissuto male la preparazione, alcune modalità nella preparazione. Ho partecipato e sono stati tra coloro, e insomma lì non è che eravamo proprio, perché poi i giornali hanno rappresentato i quarantenni, no? Cioè, i quarantenni che dovevano essere noi che vogliono prendersi questa, insomma, questi quarantenni c'era Gianfranco Spadaccia, c'era Roberto Lucio Messeri, va bene tutto poi le rappresentazioni esterne, però almeno tra noi ce lo dobbiamo dire. E che cosa sostenevamo? Scusate, ma dopo la scomparsa di un leader come Marco Pannella, che ha, e vengo a un altro punto, il punto transnazionale e il punto del transpartito, cioè che ha avuto questa intuizione, no? Seconda metà degli anni Ottanta, ma già con la fame del mondo, cioè, che tutti i problemi più grossi del nostro mondo non possono essere affrontati a un livello di politica nazionale, ma devono cercare e avere delle risposte che vanno a livello. Siamo arrivati al 2016, settembre 2016, e facciamo un congresso dopo anni che non è stato fatto, dopo le segreterie ultime che sono andate come sono andate, con la difficoltà. Ci vogliamo fermare un attimo tutti insieme e fare una riflessione che è come si può fare oggi, senso fare oggi, e se sì come, con quali strumenti, con quali organizzazioni, con quali risorse, con quali obiettivi, un movimento, un partito transnazionale? Questa era l'alternativa a quello che è stato si è scelto di fare, con la forza dei numeri in quel caso e anche con qualche strappo, diciamo, da un punto di vista del diritto, che poi sospendi lo statuto, fai quella cosa in più. E questa cosa aveva un sapore, per chi stava lì, per chi l'ha vissuta, di chiusura, di dire andiamo a provocare una rottura con cui interna e una chiusura poi, perché quando tu ti poni degli obiettivi come quelli degli iscritti, dei 3.000 iscritti e della cosa, ma poi non è che c'è stata in questi mesi un'iniziativa così forte, e non è che io sto dicendo colpa vostra, vedete che non lo fa, perché quelle sono le difficoltà che viviamo tutti e che tutti ci saremmo dovuti e ci saremmo potuti caricare sulle spalle se quel congresso avesse avuto un esito diverso. Però insomma uno poi lavora e ragiona con quello che ha davanti quotidianamente, e penso che oggi rispetto al connotato transnazionale dei soggetti radicali la cosa sia ancora più attuale, ma sia anche cambiata. Cioè mentre alla fine degli anni Ottanta si doveva dire non ci sono problemi che possano essere risolti su scala nazionale, oggi dobbiamo dire di più, dobbiamo dire che tutti i problemi, anche quelli nazionali, in realtà hanno una dimensione sovranazionale. Non esiste più oggi la politica interna, non c'è un tema che voi potete dire questo è semplicemente di politica interna, per cui la cosa è ancora più l'esigenza di una dimensione, di un respiro più ampio è ancora più grosso. E vedete come reagiscono invece la maggior parte delle forze, quelle più nei sondaggi più forti, con rinchiudersi, come dicevamo prima. Sulla questione della tessera, ne abbiamo discusso all'ultimo congresso, abbiamo discusso proprio nei termini che sono venuti fuori qua, cioè nei termini di abbassarla, poi diciamo abbiamo capito che non c'era in quel momento lì un congresso difficile come quello in cui già si erano accumulate tanti motivi anche magari di divisione, anche la questione del referendum costituzionale. Io sono d'accordo con Russo, cioè io, però sarebbe stato un motivo di lacerazione ulteriore che non ci siamo assunti la responsabilità di portare avanti. L'abbiamo fatto poi successivamente, ognuno in maniera quasi, diciamo, individuale. Sulla questione della tessera io sono completamente d'accordo, cioè io penso che vada fatta. Adesso già abbiamo attivato la possibilità di iscriversi a delle singole campagne, per esempio questa del Radical Cannabis Club è una prima forma che serve a far sentire più vicini e anche ad avere un nuovo indirizzario più ampio di giovani. Dobbiamo trovare
fare un passaggio in più, cioè fare un'iscrizione anche più elastica, una quota più contenuta che dia dei diritti in sede di congresso. Io su questo sono assolutamente d'accordo. La questione della partecipazione che è stata posta più volte, noi adesso abbiamo, partecipazione significa sia un coinvolgimento maggiore nelle decisioni e sia magari trovare dei luoghi di dibattito. Noi, come avete visto, abbiamo fatto un sito nuovo, proprio l'abbiamo presentato proprio nel periodo subito dopo il congresso. A breve attiveremo lì una sorta di parte blog collegata al sito in cui sarà possibile per chi vuole contribuire a un dibattito, e sarà un giornale online a tutti gli effetti su vari temi, con la possibilità di inviare degli articoli perfetti. Ora mi dispiace che è andato via, ma poi glielo ridirò. Ha toccato il punto del referendum comunale. Quella è una cosa su cui siamo disponibili a offrire il nostro know-how. Di solito c'è quasi sempre un problema di regole e di praticabilità di questi strumenti, cioè nonostante il testo unico degli enti locali preveda gli strumenti di partecipazione a livello locale, la maggior parte dei comuni in Italia lo ha nello statuto magari come previsione, ma non ha un regolamento attuativo, quindi rimane lettera morta e nessuno gli va a sottoporre la questione. Quindi quasi sempre la prima battaglia da fare, e questo pure diciamo è perfettamente in linea con la storia radicale, è la battaglia sul regolamento per avere poi la conquista per tutti i cittadini di poter attivare quegli strumenti lì. Quindi su questo l'abbiamo fatto in tante città, sia con se viene da qui come da altre parti la richiesta, l'input a attivare questa cosa, ci abbiamo già, perché poi si tratta di chiaramente stimolare prima di tutto il Consiglio Comunale, che è quello che è inerte di fronte al fatto che manca il regolamento, e poi nel caso anche fare segnalazioni, perché su questo i prefetti possono intervenire. Ma noi potremmo già fare una verifica ai comuni per assolutamente vedere se è stato approvato il regolamento, certo, o meno. Certo, questo secondo me lo sappiamo. I comuni dove... Voi prendete un numero di comuni, diciamo, significativo secondo voi, quelli più, e fate un riscontro statuto, e se nello statuto è previsto, è recepito quello che il testo unico degli enti locali dice, e nel caso in cui non è recepito va proprio modificato lo statuto. Nel caso in cui c'è nello statuto, vedere se il regolamento c'è oppure non c'è, perché il regolamento poi deve disciplinare il numero delle firme e tutte le modalità di raccolta delle firme, eccetera. Quindi su questo, diciamo, io poi non so, poi sarà importante, non so come si può fare, se attraverso una mail, una lista delle persone che erano qui o un altro strumento, per intanto rimanere in contatto. Noi siamo chiaramente disponibili, e poi è importante che ci sia anche in Calabria, insomma, un tentativo di rilancio della nostra, dell'iniziativa radicale, della presenza radicale. Io lo dico subito, perché siccome poi appunto, no, c'è un clima interno un po' avvelenato, qua non si tratta di fare competizioni con chi sta con chi, si tratta solamente di provare a uscire da una situazione di stallo, e lo si fa con delle iniziative, non lo si fa creando, no, i gruppetti, quello sta, ognuno ha delle sensibilità, altrimenti non sarebbe radicale, ha delle sensibilità estremamente complesse, variegate, diversificate, c'è chi ha a cuore delle battaglie in particolare, cioè, e questo non deve diventare, no, motivo di ulteriore di divisione e di esclusione. Cioè, io ho accettato, anche parlando con Antonietta, è venuta l'idea di questo incontro di oggi proprio con questo spirito qui. Dopodiché poi vi dico anche come la sto vivendo io, insomma, perché questa è, purtroppo noi viviamo una situazione già... La vita, diciamo, dei movimenti radicali, dei soggetti radicali è precaria, in questo momento è ancora più precaria, però la precarietà che noi viviamo in questo momento a Roma è in buona parte dovuta non ai soliti motivi che sappiamo, cioè il fatto di non avere risorse, ma ora anche a questa divisione e a questa spaccatura. Sì, perché purtroppo, no,
chiaro che poi noi resisteremo perché siamo convinti che c'è un patrimonio che è più importante di quel patrimonio, che poi piccolo o grande che lo si voglia valutare, è comunque un patrimonio consistente, quello che si è messo insieme nei decenni, ed è un patrimonio che è dovuto al lavoro di tutti quanti, anche di tanti di voi, cioè alle iscrizioni, all'autofinanziamento, al finanziamento dei gruppi parlamentari che veniva, che è stato utilizzato per costruire Radio Radicale, insomma, no? Secondo me, oltre a non essere un bello spettacolo, il fatto che finisca sulle cronache con quel tipo di cosa, non è proprio giusto e non deve avvenire che la forma privatistica che gli era stata data con il ruolo di garanzia che aveva Pannella, che aveva la lista Pannella, diventi privatistica nel senso di privato. Questa è la questione di fondo. Claudio, posso aggiungere una cosa, proprio su velocissimamente, perché proprio dall'intervento dall'ultimo intervento fatto sull'informazione e da questa chiusura che tu stai dando, questo incontro, è anche giusto mettere a frutto tutto quello che comunque noi abbiamo fatto, che qui ci troviamo comunque a rilanciare in forme diverse. Questo era anche il senso del mio intervento, nella disponibilità che c'è stata e che c'era in passato, e nelle difficoltà che noi abbiamo avuto, che noi continuiamo ad avere, di riproporre quando poi dall'esterno gli impedimenti fanno sì che anche la possibilità di fare altro e di aggiungere altro a tutto quello che abbiamo fatto poi non c'è stata e non ci viene data. Ed è giusto per me ribadire che, per esempio, sull'informazione io ho fatto un'iniziativa non lunga, lunghissima, ma non soltanto su quello, anche su altro, e noi abbiamo dato la piena disponibilità a presentarla anche in forme diverse, anche con presenze nelle istituzioni, rispetto a quello che siamo riusciti a fare. L'abbiamo detto nei nostri appuntamenti ai congressi, l'abbiamo ribadito tante altre volte anche nelle interviste che abbiamo fatto, per dire come poi gli spazi nostri sono quelli che dall'esterno ci consentono, però è giusto anche ribadire che se non ce l'abbiamo fatto, ti do subito la parola, non perché noi non avevamo la volontà di fare altro, c'era tutta la volontà e tutta la buona intenzione di fare altro e non ci è stato permesso. E questo è il crimine che tecnicamente la partitocrazia è diventata, e quindi anche la capacità nostra di arricchire il nostro dibattito interno rispetto, per esempio, alla proposta di abbassare l'iscrizione e quindi come tenere il fronte transazionale, eccetera eccetera. Io ritengo giusto, Riccardo, ribadirlo, rifarlo presente, perché la disponibilità che c'è adesso c'era 5 mesi fa, un anno fa, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, e io l'ho detto in riunione al partito, intervenendo fisicamente presente a Roma e intervenendo anche in collegamento via internet. Grazie. Grazie a te. Io non ho altro da aggiungere, un'unica ulteriore informazione: quei documenti che si parlava, no, la necessità di spiegare meglio e di fare informazioni, quella cosa che abbiamo fatto sull'immigrazione, con il documento sull'immigrazione, ma anche con il documento sull'Europa, Europe First, è proprio il tentativo di fare quello con, utilizzando poi la diffusione online e presentandoli, quindi quei documenti ci sono scaricabili dal sito, prendeteli e fatene un uso che è quello che diceva un po' Marco, perché effettivamente poi funzionano, no? Abbiamo fatto lo sforzo di parlare di temi che di solito vengono proposti in maniera complessa, invece in maniera semplice, semplificata, evidentemente sacrificando qualcosa ma andando un po'
all'essenza del messaggio. Ci sarà questo fine settimana prossimo nell'ambito delle celebrazioni per i trattati di Roma, ci sarà a Roma una manifestazione a cui abbiamo aderito come Radicali Italiani del Movimento Federalista Europeo e di tante altre organizzazioni. Ecco, questo è uno dei connotati fondamentali in un momento come questo, cioè un movimento che è radicale sui diritti civili, che è per le libertà economiche, che si assume la responsabilità di leggere dei fenomeni come quello migratorio e di avere delle proposte di governo, e che in più è per un rilancio dell'integrazione europea. Perché attenzione, poi quando l'avvitamento che stiamo vedendo avviene da più parti in Europa, ora per fortuna in Olanda c'è stata un po' una battuta d'arresto, insomma poi c'è un effetto domino, parlare oggi di un'Europa, di più Europa, di un'Europa migliore in termini di difesa comune, di controllo comune delle frontiere, insomma, significa anche prospettare una possibilità di futuro anche rispetto invece a quello che viene d'oltreoceano, con un Trump che parla, no, di superamento, di abbandono della NATO. Significa assumere una posizione di argine rispetto a questa roba che rischia di crescere a dismisura, e che, insomma, non illudiamoci, poi quando vengono fuori questi tipi di movimenti, poi subito dopo si hanno anche delle conseguenze a livello di diritti civili, di libertà personali, perché quando si porta avanti una certa idea dello Stato e delle istituzioni, è un'idea dello Stato e delle istituzioni che schiacciano l'individuo, quindi non è che si tratta solo di dire via all'immigrato, poi è una cosa che ti travolge e ci travolge direttamente. Grazie a tutti. Sentite un attimo. Grazie. Io avevo pensato, visto che siamo pochi, forse non è il caso, però visto che l'avevo pensato ve lo dico. Allora, si trattava di questo: se era fattibile creare un'associazione radicale in Calabria, quindi ci scambiamo i numeri di telefono, qualcuno che sia momentaneamente, allora vi dico così, tanto schematicamente, pochi passaggi. A che cosa serve? Razionalizzare le forze che operano sul territorio, avere ottimi rapporti con tutti i soggetti radicali, con associazioni politiche, culturali che operano, che promuovono la crescita del territorio. In questa fase, dovevo dire, è una fase costituente, quindi bisogna preparare un minimo di statuto. Se siamo d'accordo, diamo un mandato a qualcuno che lo fa e quindi la prossima volta ci vediamo, se no diciamo ci pensiamo e lo facciamo tutto la prossima volta. Uno statuto e un regolamento per eleggere successivamente gli organismi, non so, presidente, segretario, chi saranno. Nel frattempo io avevo pensato, si nomina o si dà mandato a un compagno a una compagna che coordina noi tutti per prendere informazioni per lo statuto, quelli che, i suggerimenti che arriveranno. E non lo so. Io, se siete d'accordo, proporrei a Caterina, visto che è l'unica donna che c'è, di occuparsi di questo. Mi sento una riserva faunistica. Vabbè, poi, ma oppure a Giorgia, però Giorgia che mi dovrebbe, solo per questo. L'associazione, poi troveremo il nome, se siete d'accordo, se vogliamo farla e costituirla, se è necessario. Io avevo pensato di Radicale Calabria o Calabria Radicale, intitolarla ad Eleonora, la sorella di cose, per quello che ha fatto, perché io l'ho conosciuta ai tempi di Adele Faccio, parliamo di parecchi anni fa, si è impegnata per affinché arrivasse Radio Radicale in Calabria con Vigevo, che è venuto qui, ho visto la situazione, e per tante altre cose. Io forse perché sono legato a lei, perché ho scoperto i radicali tramite lei, e quindi io sento questa affettività verso di lei. E poi nominerei, come se siete d'accordo, presidente onorario la Antonietta, che non c'è. Ho chiuso. Se siete d'accordo, dice no. Salvatore, ti do un'informazione. Sì. Allora, l'associazione Calabria Radicale c'è ed esiste, è dotata di statuto, di iscrizione di propria personalità giuridica, siccome sono il depositario di tutta la documentazione, ne faccio dono. Quindi a livello burocratico il problema non esiste, l'associazione c'è. Il
si tratta semplicemente di riattivare quella che è, come si dice, la vita dello statuto. Bellissimo. Però allora, come informazione, ci rinvietare, ci metto a disposizione tutto quello che c'è. E possiamo dare mandato a cosa? A Caterina? A Caterina gli posso dare, gli posso fornire tutta la documentazione, basta solo riattivare la legalità statutaria dell'associazione Calabria Radicale, c'è. E dovremmo mettere il nome di onore. Se siete d'accordo, poi come arriva Antonietta, cioè, perché lei voleva esserci oggi ma ha avuto problemi, dice poi magari ci rincontriamo su qua a tempo breve, e quindi poi magari con l'occasione quando viene lei ci rivediamo, ci rinvediamo tutti quanti, anche per quelli che non ci sono, e se siete d'accordo. Ok.